Buonasera, benvenuti al TGR Campania. Si indaga sugli interlocutori del 22enne della Gambia, arrestato questa mattina per terrorismo internazionale. Secondo gli inquirenti stava progettando di lanciarsi con un camion tra la folla, e a Licola, dove l'uomo è stato fermato, c'è sconcerto e preoccupazione. L'inviata Francesca Ghidini. Non me l'aspettavo, a dire il vero, perché pensavamo che questa moschea, e lo penso tuttora, è una moschea tranquilla. Chiaramente il pericoloso ci può essere dappertutto, quindi rimango un po' scioccato di questa cosa, ecco. Siamo entrati nella paura, perché si sa gli attentati come le fanno, auto, camion sulla gente, i nostri figli camminano per la strada. Lo hanno fermato lo scorso 20 aprile davanti alla moschea di Licola Mare, all'ingresso di questa palazzina. Alhaji Touré, 22 anni, originario del Gambia, era ospite di questo centro di accoglienza che si affaccia sulla spiaggia da poco più di un anno. Aveva chiesto protezione internazionale, era in attesa di un permesso. Tutto accade in tempi veloci. Digos e Ross intercettano un video su segnalazione dell'intelligence spagnola. Nelle immagini diffuse online, un uomo giura fedeltà al califfato. Il video contiene l'adesione allo Stato islamico e quindi è la prova della affiliazione. È la prima volta che si arriva ad un giuramento prima della commissione di un attentato. In poche ore gli investigatori, coordinati dai PM partenopei, individuano quell'uomo e lo bloccano. Nelle chat la Gitturé si definisce in missione e chiede ai suoi interlocutori di pregare per lui. Mi hanno promesso soldi per lanciarmi con un'auto sulla folla, spiega agli inquirenti, ma non avrei mai compiuto un gesto simile. Le indagini vanno avanti, ancora molti i dettagli da chiarire. Fondamentale la cooperazione tra forze dell'ordine, sottolinea il ministro della giustizia Orlando. Operazione brillante, commenta il procuratore generale di Napoli Riello. I cittadini abbiano fiducia nello Stato.